Noi siamo, abbiamo dei riferimenti, anche letterari, importanti. Uno di questi purtroppo ci è venuto a mancare alcuni mesi fa, Christian Bobin. Abbiamo amato tanto questo scrittore, un nostro grande amico e collaboratore che ci manca tanto, Fra Giorgio lo chiamava il mio Bobin. Bobin ci metteva in contatto con le piccole cose. Lui ha sempre vissuto in una piccolissima cittadina francese, non si è mai mosso di lì, ma sapeva riconoscere la bellezza in ogni frammento dell'esistente e aveva un modo di ritrasmetterla davvero unico. Bobin in Italia viene portato, tradotto, riproposto da una piccola, meravigliosa casa editrice pugliese. Se voi entrate nella nostra libreria troverete i libri di Romena e quelli di Anima Mundi, perché sembra che parliamo lo stesso linguaggio, ci sentiamo molto vicini, molto affini. E allora, capite perché partiamo dalla Francia e poi andremo in Svizzera, perché Bobin viene pubblicato da Anima Mundi e così Michel Simonet, e perché oggi ci sono qui con noi due responsabili di Anima Mundi, Giuseppe Conosce e Maria Elena Fantasia, che invito ad avvicinarsi. Così, quando sceglierete un libro di uno di questi autori, sapete che dietro ci sono queste persone. Accomodatevi. Prego. Anima Mundi nasce da Giuseppe Conosci e guardate com'è bella la storia. Perché Christian Bobin, che è uno dei autori più amati e conosciuti in Francia, in Italia non viene riproposto da un colosso editoriale, ma da una meravigliosa piccola casa editrice? Semplicemente perché Giuseppe un giorno è andato in Francia e gli ha bussato alla porta di casa. Bobin gli ha offerto un tè, e da lì è nata l'amicizia, per cui si è mantenuto poi questo filo. Non possiamo parlare di tutto il mondo di Anima Mundi, Giuseppe, ma tu che l'hai conosciuto, che sei stato in contatto per molto tempo, puoi presentarci in due parole, sinteticamente, chi è Christian Bobin e perché è così preziosa la sua scrittura? In due parole certamente no. Noi non siamo i responsabili di Anima Mundi, ma gli irresponsabili di Anima Mundi. E devo fare un breve preambolo. Sono molto emozionato e onorato di essere qui e di essere su questo palco tremante. Per me è veramente una vertigine non metaforica ma fisica, mi sta girando la testa in questo momento. Io sono stato tante volte seduto in questa splendida sala al posto in cui siete seduti voi e non avrei mai pensato di trovarmi oggi seduto qui su questo palco a parlare, ad avere qualcosa da dire. Quindi sono molto onorato di essere qui assieme a due autori importanti della mia casa editrice, Anima Mundi, e che sono Michel Simonet e Christian Bobin. E sono molto felice di essere qui anche assieme a tante persone care, sono con me, e assieme a mia madre, che è morta poco più di 4 mesi fa. E sento di voler dedicare questo momento a lei, questo questo traguardo, perché io innanzitutto non amo parlare in pubblico e desidero evitarlo il più possibile, per me è molto difficile farlo. E poi non sono neanche abituato a questa forma di riconoscimento che in questo momento Romena e Massimo stanno dando agli autori di Anima Mundi e anche ad Anima Mundi. Vengo alla tua domanda. L'essere andato a casa di Bobin è avvenuto dopo, molto dopo. Io prima ho incontrato Bobin nelle pagine di un suo libro che si chiama Consumazione un temporale. E ho una libreria a Otranto, perché Anima Mundi, oltre a essere una casa editrice, è una libreria. E un'estate,
un pomeriggio d'estate, mentre sistemavo i libri, mi sono imbattuto in un suo libro che non sapevo neanche di avere nella mia libreria. L'ho aperto e questo libro mi ha già suscitato una curiosità forte a partire dalla copertina, dal suo retro di copertina e dal titolo Consumazione un temporale, era un titolo strano, e poi il retro di copertina diceva noi non possiamo diceva amore, l'infanzia, l'amore e la morte sono tre stanze collegate da una porta, da un'unica porta, e dice noi non possiamo attraversare questa porta se non simultaneamente. Io non riuscivo mica a capire che cosa voleva dire quando diceva questa cosa, l'ho capita molto dopo. Ho iniziato a leggere quel libro e ho sentito che avevo incontrato una persona, un'anima fraterna e qualcuno che mi leggeva dentro in una maniera come non mi era mai accaduta. Questa prima sensazione è stata poi confermata dalla lettura di tutti gli altri libri che erano già stati tradotti in italiano. E quindi, siccome io fin lì ero un piccolo editore musicale, Anima Mundi era un'etichetta discografica, non avevo neanche pensato di diventare un editore di letteratura. E a quel punto però, dopo aver finito tutti i libri di Bobin che avevo letto, ho pensato, ma sai che potrei anche provare a tradurlo? Tanti libri non tradotti ancora di questo autore, proviamo a scrivere all'editore francese e vediamo se ci concede i diritti. L'editore francese non era un piccolo editore, non è Gallimard, uno dei colossi dell'editoria francese. E io in maniera molto ingenua ho scritto questa mail per chiedere i diritti del primo libro che abbiamo pubblicato, che è Autoritratto Radiatore, e non solo ci ha risposto, ce li ha anche concessi i diritti di questo suo libro. Quindi, mentre ci imbattevamo nella traduzione di questo libro, con la prospettiva di tradurlo, io ho pensato che... Ho pensato che avrei voluto trascorrere il mio compleanno, il 5 di dicembre, con lui. E ho detto, sai che quest'anno vado a trovarlo, però innanzitutto non so come fare per avvisarlo. Secondo, sarebbe troppo prevedibile se io lo avviso. Sicuramente lui è un tipo stanziale, lo troverò, che cammina nel suo piccolo paese, questo piccolo paese che è San Fermin, che lui ama camminare, non si sposta, quindi al limite chiederò a qualcuno e mi diranno. E il giorno prima ero seduto a tavola con mia sorella, con i miei genitori, e ho preso la decisione che sarei partito, e sono partito, sono arrivato poi a casa sua il giorno dopo, in una maniera che sarebbe molto interessante raccontare, ma io mi trattengo dal raccontarla. Dico soltanto che sono arrivato a casa sua, abitava in un bosco, e quando sono arrivato a questo paese nessuno conosceva Bobin, quindi ho bussato a qualche porta, ma dicevano non lo conosciamo, mi sembrava molto strano. A un certo punto sono andato al municipio perché ho pensato che lì sicuramente mi avrebbero saputo dare delle indicazioni, e lì un assessore del comune mi ha detto Bobin non abita qui, se tu non hai la macchina non ci puoi arrivare perché sono 15 minuti di strada in campagna, però io devo andare in quella direzione, se vuoi ti do un passaggio. Ho detto benissimo, ti ringrazio, non potrei chiedere di meglio. Quindi lui mi ha accompagnato a casa sua e ha bussato alla sua porta, ha detto alla compagna di Bobin, che è Lydie Dattas, io non conosco questo signore che è in macchina, l'ho portato qui perché cerca Bobin, lo lascio qui e me ne vado. E così è stato, io sono sceso, mi sono presentato a lui e gli ho detto ciao Christian, io sono un tuo appassionato lettore, oggi è il mio compleanno e vengo dal sud Italia, ho fatto un lungo viaggio, avevo desiderio di festeggiare il mio compleanno con te. E lui
mi ha aperto la porta e mi ha... e mi ha fatto accomodare. Abbiamo avuto uno splendido pomeriggio a casa sua. Che bello! E che modo irrituale di incontrare uno scrittore amato. Maria Elena, dalla Francia adesso tra poco ci sposteremo in Svizzera. Noi abbiamo pensato, quando mi è arrivata da Giuseppe la proposta di incontrare Michel Simonet, ho subito detto, ecco, noi volevamo ricordare Bobin, mi sembra perfetto. Tu mi puoi confermare che c'è questo legame delicato e sottile tra l'autore dello Spazzino e la Rosa e questo signore francese che tanto amiamo? Sì, assolutamente. Faccio anch'io una brevissima premessa, non vorrei sembrare una copiona, ma io sono altrettanto emozionata quanto Giuseppe, almeno, e forse di più, perché lui è già un fedele frequentatore di Romena. Per me è la prima volta e arrivare qui è stata davvero una grande, grande emozione. Quindi, E arrivare con Bobin e con Michel Simonet, l'emozione si triplica, non raddoppia, ma si triplica. Dico solo una brevissima cosa su Bobin, perché tu hai chiesto prima a Giuseppe di presentare Bobin e chi è. Ecco, tutto ciò che ha raccontato Giuseppe, secondo me, per il mio sentire, è Christian Bobin. Cioè essere senza filtri. Essere veri, essere diretti, essere come si è, con quel che può sembrare di buono o di meno buono, con quel che può sembrare perfetto o imperfetto, ma soprattutto imperfetto. Con Christian Bobin è perfetto. Quindi questo giustifica anche, a mio modesto avviso, il motivo per cui Anima Mundi, che poi ovviamente è partita con Giuseppe Conoci, pubblica Bobin. Questa era solo una piccola cosa che tenevo a dire su Christian e su Giuseppe. Il legame è evidente. Bobin è uno scrittore che ha dedicato tutta la sua esistenza al piccolo, al semplice, all'apparentemente imperfetto, ma che grazie all'attenzione a un'attenzione contemplativa profonda dell'essere va a scoprire la bellezza anche di ciò che nella prima apparenza sembra imperfetto, persino nella spazzatura. E entrambi hanno in comune il senso della bellezza, cioè la famosa frase "la bellezza salverà il mondo" è sicuramente molto coerente con Christian Bobin e con Michel. Quel che trovo anche molto forte come legame tra loro due è il fatto di condurre delle azioni quotidiane semplici, come appunto il camminare, l'osservare, contemplare, possibilmente in silenzio, nonostante Michel lavori in una città come Friburgo e quindi con tutto quello che comporta una città del rumore urbano, ciò nonostante lui riesce durante il suo lavoro a entrare in una centratura che lo porta addirittura alla contemplazione, al punto tale che quando si sofferma durante le pause di lavoro ha un piccolo quaderno e una penna in tasca e gli fanno e questa concentrazione gli fa scrivere dei pensieri, delle riflessioni che gli sono venute durante la sua contemplazione. La ripetizione di questi gesti, come dice Michelle, lo vedrete per chi lo desidererà anche nella quarta di copertina del libro, sono delle ripetizioni, nonostante entrambi, sia Christian Bobin che Michel Simonet, siano degli uomini estremamente colti, non solo non fanno esibizione di questa cultura, ma anzi usano questa cultura come un elemento di ispirazione e non di esibizione.
E Michel lo dice, il suo gesto della pulizia che fa della città è per lui principalmente non una, come dire, un'attività che lo porta verso delle filosofie, verso delle riflessioni particolarmente articolate, ma è principalmente un gesto fisico che lo mette in contatto col suo corpo, lo mette in contatto col suo essere e ovviamente direttamente in contatto con l'ambiente. Quindi diciamo che questo gesto ripetuto anche nella costanza e nella perseveranza si va a ritrovare il tipico gesto, mi viene da dire, dell'artigiano che giorno per giorno cerca di migliorare sempre un pochino di più fino ad andare a cercare il dettaglio, la sua attività e così raggiungere la bellezza. Ed è questo che quando Michel arriva in fondo a una strada e lo fa voltare alle sue spalle, gli fa vedere l'esito, diciamo, dell'applicazione del suo lavoro, lo fa sorridere perché gli fa come dire, sentire effettivamente di aver realizzato almeno un pezzo in quel giorno questa produzione di bellezza che fa bene a sé e fa bene agli altri per la condivisione. Benissimo Maria Elena, grazie, guarda, si comincia a capire come nasce questo nostro incontro. Giuseppe, un'ultima cosa prima di entrare nel vivo. Volevo aggiungere a quello che ha detto Maria Elena che sia per Bobin che per Michel Simonet la loro pratica, differente per entrambe, per Bobin la sua era la pratica della scrittura, per Simonet la pratica della pulizia delle strade, è una forma di meditazione. Bobin, la sua scrittura è una scrittura che tende alla ricerca del vedere chiaro e la meditazione di cui si parlerà tra l'altro anche in questo convegno, a mio avviso è un modo che genera questa spinta verso il vedere chiaro. E anche per Michel pulire una strada è da un lato compiere un'azione semplice, essenziale, dall'altro però c'è anche un esercizio di una dimensione verticale, orientata proprio al vedere chiaro. E per me è stato così la lettura sia di Bobin che di Simonet sin dall'inizio. Bobin mi ha aiutato a vedere chiaro, è stato per me Bobin un apripista, o meglio forse un aprianima, un apricuore direi. Io leggendo i suoi libri mi sono sentito aperto quasi come si apre una scatoletta di tonno. E sono azioni? Sono azioni che fanno abitare entrambi le loro azioni e il mondo poeticamente. Sì. Fa molto strano sentirsi poetici. Aperti come una scatoletta di tonno. Assolutamente. Con questa immagine io ringrazio Giuseppe e Maria Elena. Grazie, grazie a voi. Grazie. Ora sapete cosa c'è dietro i libri di Anima Mundi e perché noi insistiamo nel proporli, ma i nostri amici quando vengono in libreria li vanno a scegliere volentieri. Grazie. Grazie. Allora, Bobin non si legge come si legge un romanzo, si distilla, si prende una paginetta, si sottolinea, si cerca di capire di quella pagina se c'è qualcosa che ci parla, che ci interroga, e veramente apre l'anima, apre il cuore. Il nostro Andrea Pegoretti, che di solito sta laggiù, ora ha lasciato il presidio della regia e viene sul palco insieme a Letizia, ci leggeranno alcuni passaggi scelti di Christian Bobin. Poi li dobbiamo anche incoraggiare, Scrivo con una minuscola bilancia come quelle utilizzate dai gioiellieri. Su un piatto depongo l'ombra e sull'altro la luce. Un grammo di luce fa da contrappeso a diversi chili d'ombra. Tutto ciò che possiedo mi è stato dato.
Tutto ciò che ho di vivo, di semplice e di tranquillo, l'ho ricevuto. Tutto? Sì. Da sempre? Sì. Ad ogni istante? Sì. Da tutti coloro che incontro senza eccezioni? Sì. E allora perché talvolta un'ombra, una pesantezza, una malinconia? Ebbene, è che talora mi manca il dono di ricevere. È un dono vero, un dono assoluto. Qualche volta pretendo di selezionare, di scegliere, mi dico che l'erba è più verde dall'altra parte del ponte. Stupidaggini così. Ad esempio, stamattina un ragno appeso a un filo invisibile faceva ginnastica. Guardando quel corpicino scuro salire e scendere nell'aria nitida, ho pensato che avevamo ricevuto entrambi il dono dell'esistenza. Io ero di pessimo umore, mi ero svegliato male. Il ragno, invece, danzava. Della vita che c'era stata donata nello stesso modo, in quel momento esso faceva un uso migliore del mio. Riassumendo, stamattina ho preso lezioni di danza da un ragno e questo pomeriggio sto molto meglio. La santità non è affatto ciò che immaginiamo. Oggi ho incontrato una torma di fiori di primula gialla che chiacchieravano all'aria aperta e facevano delle loro chiacchiere una preghiera che saliva direttamente in cielo. Avevano il cuore aperto alle piogge, alle siccità e persino allo sradicamento. Non scegliere tra ciò che arriva era il loro impeccabile modo di essere santi. Il fulgore dei fiori di primula gialla, per giungere fino a me, aveva dovuto squarciare la notte che mi circonda il cuore. I momenti più luminosi della mia vita sono quelli in cui mi accontento di vedere il mondo apparire. Considero un miracolo vedere cose poverissime. Non mi stanco di questi miracoli e sono davvero incapace di spiegare perché a volte non c'è nulla e perché a volte c'è tutto. Il paradiso sarebbe vivere un'intera giornata come una sola di queste primule gialle. Uscite! Camminate, guardate come fosse la prima volta quella pazzia che chiamiamo primavera e che non deve nulla alle potenze oscure, ma che è soltanto un enorme sollevamento di tutte le vite verso la luce sovrannaturale. Ogni mattina ho un appuntamento con la bellezza del mondo. La bellezza del mondo è seduta di fronte a me. La bellezza del mondo cambia sedia tutti i giorni. La bellezza del mondo, al mio risveglio, si appoggiava sognante al portone bianco di una casa dall'altra parte della strada. Ieri la bellezza del mondo era seduta in tailleur sui fiori che avevo appena comprato, delle rose di un bianco cremoso. La bellezza del mondo è discreta, conosce lo splendore dell'umiltà. La bellezza del mondo sa rendersi invisibile, viaggiare in incognito sulle ali di Mozart o nelle cavalcate di Bach. La bellezza del mondo non disdegna nemmeno il jazz. La bellezza del mondo è così bella da non disdegnare nulla. Tutto per essere rifugio, tempio, palcoscenico. Thank you.
alla domanda «Che fai nella vita?» ecco quello che mi piacerebbe rispondere, ma che non oso rispondere. Mi occupo delle cose piccole piccole. Porto la testimonianza di un filo d'erba. Andrea Pegoretti e Letizia Fuochi, grazie.